Ragazzi, buongiorno. Buongiorno ragazzi, eccoci. Vi siete mai chiesti cosa è un fulmine? Beh, io e Marco ce lo siamo chiesti un bel po' di volte. È questo fenomeno che è estremamente affascinante, però apparentemente addirittura parte del nostro quotidiano, in realtà è un fenomeno che ha un perché importante alla sua base. E cos'è un fulmine innanzitutto? Un fulmine è un vero e proprio passaggio di cariche elettriche, dal suolo fino alle nuvole. E perché avviene questo passaggio? Perché c'è una differenza di potenziale estremamente alta che è generata dalle nuvole, che è generata tra le nuvole che si caricano e il suolo. Ma ciò che ci interessa più di questo fenomeno è il perché questo passaggio di cariche è visibile. Il passaggio di cariche è visibile tramite l'aria, con quella sua particolare colorazione bianco-blu, proprio grazie al fatto che la differenza di potenziale generata tra le nuvole e il suolo è molto alta. Questa grande differenza di potenziale genera quella che noi chiamiamo rottura del dielettrico, dove il dielettrico è un isolante, in questo caso è proprio l'aria. È un fenomeno che non sempre si può vedere, però ci sono dei piccoli oggetti che riescono a riprodurre, seppur in piccolo, tale fenomeno, tramite magari un dielettrico diverso, come per esempio la lampada al plasma, di cui ci parlerà adesso Marco. Che è proprio questa qui. Allora, che cos'è, diciamo? Questa, diciamo, c'è un generatore che naturalmente fornisce l'energia elettrica necessaria per tutta la visione di quella, appunto, scariche, di queste scariche di cui parlava prima Fabrizio. Che cos'è? Diciamo, c'è un elettrodo centrale, quindi che è quest'asta che vedete in nero, dove si andrà ad accumulare una grande quantità di carica che genererà una differenza di potenziale con l'esterno della sfera che circonda questa e permetterà la rottura del dielettrico, che in questo caso è il gas interno, appunto, alla sfera, che è una miscela di gas nobili. Quindi, che cosa, diciamo, succede? Nel momento in cui accendiamo questa sfera, ecco, appunto, si accumula la carica, si rompe l'isolante e il dielettrico, quindi possiamo visualizzare queste piccole scariche, che sono generate dalla differenza di potenziale tra l'elettrodo e la sfera. Questo, appunto, è quello che si definisce effetto corona, che non c'entra niente con il coronavirus, tranquilli, è proprio, appunto, questi piccoli filamenti, queste scariche che si generano. Noi poi abbiamo provato a riprodurre un fulmine nel nostro piccolo. Per farlo abbiamo utilizzato della stagnola, però, diciamo, un pezzo di stagnola più ampio, quasi una superficie, e poi sempre della stagnola, ma in questo caso fatta a punta. E il perché ce lo spiegherà il nostro Fabrizio. Prima di tutto volevo farvi vedere l'esperimento, e che non abbiamo potuto fare però in queste condizioni, dato che l'illuminazione è troppo forte. Però l'abbiamo fatto al buio, in condizioni ottimali, per far vedere il fulmine al meglio, e quindi farò vedere il video tra 3, 2, 1. Prova. Ecco ragazzi, eccoci, spero che il video vi sia piaciuto innanzitutto. Ma cosa è successo? Allora, noi abbiamo preso questa calotta di alluminio proprio per convogliare la carica in una zona di interesse. E poi questa piccola punta di alluminio, perché ci siamo serviti del cosiddetto potere delle punte. Cos'è questo potere delle punte? Allora, il potere delle punte è per appunto questa capacità che hanno dei corpi a punta di creare una grande differenza di potenziale. Infatti io quando vado ad avvicinare la piccola punta di alluminio alla calotta sferica di alluminio, che succede? Si va a creare un passaggio di cariche visibile per l'appunto il nostro fulmine, grazie alla punta, che va a far sì che una grande quantità di carica venga convogliata su una superficie minuscola, creando così una differenza di potenziale molto alta, così alta da riuscire a rompere il dielettrico. È proprio questo potere delle punte, questo principio su cui si basano grandissime invenzioni degli uomini, come ad esempio i parafulmini degli ombrelli, di cui ci parlerà Marco in dettaglio. Semplicemente, quindi, ci sono questi dispositivi tipo i parafulmini, che appunto, anche gli ombrelli, che appunto si basano su questo principio delle punte. Quindi c'è questa punta che, diciamo, nel momento in cui si accumulerà una differenza di, si genererà una differenza di potenziale tra appunto le nuvole e questa punta, il punto in cui sarà massimo questa differenza di potenziale sarà proprio questa punta, scusate il gioco di parole. E quindi il fulmine, diciamo, si scaricherà proprio tramite questa punta, e quindi, diciamo, questo è il motivo per il quale tutti i parafulmini sono, appunto, anche perché gli ombrelli hanno quella punta, diciamo, al loro apice. Grazie per l'attenzione.